Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera, in studio Massimo Bonella, collegato da Pianeta Oggi TV in Venezia via Skype. Un saluto alla regia centrale, a Rosario Moreno in Treviso. Questo è il notiziario Istria Oggi che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. In primo piano, ieri il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha accolto presso la sua residenza ufficiale una delegazione della Repubblica di Croazia guidata dalla Presidente Kolinda Grabar-Kitarović e composta anche dal Vicepresidente del Sabor e Presidente dell'Unione Italiana, Onorevole Furio Radin. Oltre ai saluti di rito fra le delegazioni di entrambe le Repubbliche, l'Onorevole Furio Radin, in un colloquio privato con il Presidente Mattarella, ha interloquito sulle questioni della comunità nazionale degli italiani, ribadendo la fondamentale importanza del sostegno economico e istituzionale fornito dall'Italia per il mantenimento e lo sviluppo delle attività tese a tutelare la cultura italiana. Il Presidente Mattarella ha replicato, rilevando il valore che l'impegno personale profuso dall'onorevole Furio Radin rappresenta per l'Italia. La visita si è successivamente conclusa incontrando il Presidente della Camera Roberto Fico e la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Ci spostiamo a Sissano. Venerdì scorso, presso la comunità degli italiani di Sissano, si sono tenute le celebrazioni in onore del 50° anniversario della riapertura della sezione della 6 di Sissano, ricordandone i momenti fondamentali della sua storia. Durante la manifestazione celebrativa, a cui hanno partecipato fra gli altri il console generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri, il presidente Unione Italiana onorevole Furio Radin, il segretario della giunta esecutiva Marin Corva, il vicepresidente dell'Assemblea Unione Italiana Paolo De Marine e il vicepresidente della Regione Istriana Fabrizio Radin sono stati consegnati dei riconoscimenti agli insegnanti che hanno reso servizio nell'istituto e delle menzioni onorevoli agli ex alunni della sezione. Questa è Radio Science, state ascoltando il notiziario dell'Istria. Fiume. Nella cornice del Salone delle Feste della Comunità degli Italiani di Fiume, sabato sera è andata in scena la 53esima edizione del Festival dei Mini Cantanti di Fiume. Durante lo spettacolo presentato da Matilda Vassalli e Alice Tabellini, si sono avvicendati sul palco 23 bambini preparati da Martina Sandkovic della SAC Frattedanza. Umago, il palasport Stella Maris di Umago ha ospitato la nona edizione dei mini giochi sportivi, manifestazione sportiva dedicata ai bambini della comunità nazionale degli italiani frequentanti le sei delle 6 dell'Istria e del Quarnero, organizzata dalla 6 Galileo Galilei, avvalendosi del supporto del settore sportivo Unione Italiana e dell'UPT. I bambini si sono sfidati nella gara di velocità sui 40 metri, nel salto in lungo, nel lancio del vortex, nel calcio in porta e nel tiro alla fune, con ottimi risultati agonistici, riuscendo a registrare due record nella storia dei minigiochi nel lancio del vortex e nel salto in lungo. Al termine delle gare, il medagliere generale, che per precisione raccoglie i premi delle diverse discipline in gara ottenuti dalle categorie in gara bambini, bambine, ragazzine e ragazzini, è stato nominato dalla 6 di Isola, seguito dalla 6 di Capodistria e dalla 6 Gelsi di Fiume. In ogni caso, tutti i tanti bambini partecipanti sono stati premiati con una medaglietta ricordo, mentre gli istituti scolastici hanno ricevuto un diploma di partecipazione. Vediamo se abbiamo ancora il tempo per un flash di notizia. Dunque ci spostiamo a Roma.
a Muggia, giovedì 7 giugno alle ore 20:30 in piazza Marconi a Muggia. In caso di pioggia, presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, inizierà la prima delle tre serate del Festival della Canzone Inedita in Istroveneto, Dimmela Cantando. In conclusione, vi ricordo l'appuntamento su Radio Rai, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, ogni mercoledì alle ore 16, il programma Sconfinamenti. Lo potete ascoltare sintonizzandovi in onde medie sulla frequenza di 936 kHz. 19:53, avete ascoltato il notiziario dell'Istria, andato in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Lettura in studio di Massimo Brunella, vi aspetto tra qualche istante per il notiziario regionale Montepulciano Notizie. Grazie per l'attenzione e buonasera. Thank you.